Gli imperatori romani erano talmente ghiotti di questo ortaggio che fecero costruire appositamente delle navi per andarlo a raccogliere. Certo che messi insieme all'uovo e alle cipolle esce una delle frittate più buone in assoluto. Ma perché, scusa, fatti semplici, all'agro, con un po' di limone sopra? Ne vogliamo parlare di quanto sono buoni? Amici dell'orto, sto parlando dell'asparago. Stamattina sono stato in agricola e mi è saltata all'occhio questa confezione di asparagi, di zampe di asparagi. In questo video ti farò vedere come piantare le zampe dell'asparago. Mi raccomando, se ti piacciono i miei contenuti, sostieni questo canale iscrivendoti. In agricola sono stato attirato proprio da questa confezione qua, che contiene l'asparagus officinalis. L'asparago officinale è quello più usato in genere in cucina. Per asparago si intende tutta la pianta. È una pianta erbacea, perenne, alta circa un metro e mezzo. Il fogliame di questa pianta non sono vere e proprie foglie, sono dei rami modificati. Le foglie sono in realtà delle squame. Il frutto che produce la pianta dell'asparago è una bacca che a maturazione diventa rossa e all'interno contiene i semi. L'asparago è una pianta dioica, significa che esistono in natura solamente esemplari maschili e solamente esemplari femminili. Quindi le bacche sono portate da esemplari femminili. L'apparato radicale è la cosa che ci interessa di più a noi per la coltivazione di questa pianta. Adesso ve lo faccio vedere. In questa confezione ci sono 10 zampe di asparago, quindi 10 apparati radicali, e l'ho pagata una decina di euro. Queste che trovate in vendita sono le cosiddette zampe dell'asparago. È l'apparato radicale dell'asparago, formato da questi rizomi. I rizomi sono fusti modificati che hanno una funzione riproduttiva per la pianta. Da questi rizomi usciranno i turioni, quelli che noi chiamiamo asparagi, in realtà si chiamano turioni e sono gemme. Noi praticamente mangiamo le gemme, i nuovi getti di questa pianta. E le radici sono questi capillari attaccati ai rizomi. Questi turioni, che partono quindi da questi rizomi, si svilupperanno in altezza e andranno a creare nuove ramificazioni, nuove strutture per la pianta. Nelle agricole in vendita possiamo trovare sia le piantine degli asparagi, che sono messe in dei vasetti, che le zampe appunto dell'asparago, quindi l'apparato radicale. Quali sono i vantaggi nel comprare piantine o zampe dell'asparago? Le piantine ci mettono molto più tempo per sviluppare e per creare questi rizomi. Acquistare invece le zampe dell'asparago significa accorciare i tempi, perché abbiamo già un apparato radicale abbastanza sviluppato che emetterà questi turioni, queste gemme, quindi si andrà a formare prima un cespuglio rispetto ad acquistare una piantina in vaso. Sono comunque tutte e due metodi validi e dipende appunto dalle vostre esigenze sul campo. Sono piante perenni che vanno messe in un punto nell'orto dove non si interviene con le lavorazioni. Andiamo ora nell'orto e ti faccio vedere come si piantano. Eccoci qua nel mio orto. Andiamo a trovare una zona ideale per gli asparagi. A proposito, guardate che vi faccio vedere. Ecco qua le patate che sono uscite. Vedete, questi sono i due filarini che ho piantato delle patate. Questo è uno e questo è il secondo. Vi metto il link qui in alto alla vostra destra del video di quando ho piantato queste patate, così se qualcuno di voi vuole prendere spunto sulla tecnica che ho utilizzato può consultare questo video. Quindi andiamo a trovare un punto ideale per questi asparagi. Gli asparagi, come vi dicevo prima, sono piante perenni, quindi hanno bisogno di un punto dove non vengono fatte lavorazioni. Quindi scelgo di mettere gli asparagi in questa zona qua, sotto questo muretto. L'asparago è una pianta che si adatta molto bene a stare in pieno sole, ma cresce bene anche in penombra. Quindi anche vicino a un muretto potrebbe essere un posto buono per metterli lì per diversi anni. La prima cosa che vado a fare ora, vado a creare un solchetto profondo circa una ventina di centimetri e largo una trentina di centimetri.
Una volta fatto questo solchetto, vado a prendere i rizomi degli asparagi e li vado a mettere in fila lineare alla distanza di 20-25 cm uno dall'altro. Il verso corretto con cui vanno piantati a terra, sulla base del solchetto, questi rizomi è da questa parte qua. Quindi questi futuri asparagi devono guardare verso l'alto. Poi, mentre lo posate a terra, allargate un po' le radici e le simulate un po' come se fossero radicate e lo mettete a terra. Una volta stesi questi rizomi sul fondo del solchetto, ora vado a prendermi una bella carriola di compost. Io questo compost me lo autoproduco. Ti consiglio di vedere un video, ti metto il link qui in alto alla tua destra, dove spiego tutto il processo di formazione del compost. Ora quindi andrò a riempire la buca dove ci sono le zampe degli asparagi con il compost. E questa sarà una mossa vincente, perché il compost è una vera e propria iniezione di vita. È tutto humus, è la simulazione di quello che avviene in natura, di quello che avviene in un sottobosco. È molto ricco di sostanze nutritive per le piante ed è un ammendante per il terreno. Va a migliorare qualsiasi tipo di terreno. Il lavoro è completato, ora andrò a mettere una cannuccia da un lato e una dall'altro per segnalare il filarino e provvederò a dare con l'innaffiatoio un po' d'acqua in superficie. Tra circa una ventina di giorni si dovrebbero cominciare a vedere i primi asparagi spuntare dal terreno e lì sarà veramente una bella soddisfazione. Mi raccomando, i primi asparagi che usciranno non raccoglieteli, la pianta ha bisogno di crescere e di svilupparsi e di fare la fotosintesi, per poi potenziare il suo apparato radicale. In fondo al video troverete dei suggerimenti interessanti per voi. Un saluto da Saverio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!